continuità. Poi chiaramente non dimentichiamoci che all'interno della pianificazione del passaggio nazionale bisogna ricordarsi di quello che c'è alla base di chi fa impresa, che è la parola rischio. Quindi bisogna che ci sia lucidità e conoscenza anche per quanto riguarda le nuove generazioni di quello che è il rischio che ogni giorno la generazione attuale e le generazioni precedenti, perché magari non siamo più dalla prima alla seconda generazione, ma magari siamo alla terza o alla quarta generazione del passaggio generazionale. Quindi chi attualmente sta gestendo, ma anche chi ha anticipato l'attuale generazione potenzialmente, gestiscono ogni giorno una parola che è rischio, rischio di impresa, rischi patrimoniali, rischio di fare business, tutti quelli che sono i rischi presenti nel condurre, nel gestire un'azienda, un'impresa che ha a che fare con veramente molte parti, molti soggetti, dallo Stato ai clienti, ai soci, ai fornitori, a tutte le terze parti con cui viene a contatto l'azienda, il comune, il territorio, tutto, tutti. Quindi, per partire insieme, diciamo, come dire, dalla stessa linea di partenza, è necessaria fiducia e conoscenza di quello che è, cosa significa rischio di impresa, rischio ogni giorno. Da lì sono tutti elementi comuni che fanno in modo che vediamo la stessa fotografia, perché altrimenti qualcuno vede un panorama diverso, e da lì però possiamo cercare di migliorare quello che è il nostro orizzonte, migliorare quello che è il futuro dell'impresa insieme, insieme, perché non è mica detto che quando arriva la nuova generazione la vecchia debba essere Eliminata. eliminata e deve essere gentilmente accompagnata alla porta, insomma, anzi, cioè, molto spesso ci sono più generazioni all'interno dell'azienda ed è la cosa più bella perché la multigenerazionalità fa sì che ci sia uno scambio vero, fa sì che ci sia un coinvolgimento vero e proprio tra chi mantiene comunque la visione attuale dell'azienda e chi invece dà linfa nuova, che dà nuove idee, una nuova visione all'impresa. E questo è davvero molto bello. Quando accade è davvero molto bello. Quindi